Ciao a tutti, sono Alessandro di Performance Lab e vi do il benvenuto all'appuntamento settimanale con The Week's Review, controverso perché parleremo di speed ladder. Speed ladder o scalette, che dir si voglia, che sono uno strumento ancora abbastanza frequente, si vede molto spesso nei campi di calcio, nei campi di basket, insomma, in varie discipline viene utilizzata. Il problema non è l'utilizzo quanto lo scopo per cui viene utilizzata. Ecco, su questo ci concentreremo questa settimana e vedremo, cercheremo di capire se e per quali di questi obiettivi la speed ladder è realmente ancora un attrezzo utile alla performance a tutto tondo, a 360 gradi negli atleti. Primo articolo della settimana e in realtà vado subito a fare una parentesi che è legata a quello che vedrete in questi 5 articoli, ossia il tentativo a priori di conferma che sembra esserci, quindi un bias per quanto riguarda l'utilizzo delle ladder. Vediamo e cerchiamo di capire quanto c'è di vero, quanto c'è di bias e in quale contesto e perché le scalette, le speed ladder possono essere realmente utilizzate. Primo studio della settimana che analizza se la scaletta che lui chiama, in questo caso gli autori chiamano scala coordinativa ad alta velocità, è in grado di migliorare le abilità tecniche e le funzioni psicofisiologiche nei giovani pallavolisti. È stato condotto un esperimento durante un mese nella preparazione estiva. Si sono allenate le giocatrici con appunto la scaletta e sono stati condotti dei test psicofisiologici, determinando gli indicatori di reazione semplice e complessa in varie modalità di segnalazione e alcuni indicatori che poi ovviamente potete leggere nello studio dell'efficienza del sistema nervoso. Inoltre sono stati svolti dei test di preparazione tecnica e fisica e le differenze tra il gruppo di lavoro e il gruppo di non lavoro. Quello che è stato visto è che la scaletta di coordinazione con un cambio rapido dell'attività imposta ha avuto un effetto positivo sullo stato psicofisico dei giocatori. Quindi la scaletta coordinativa può essere utilizzata con l'esecuzione di un altro tipo di attività, come per esempio il colpo d'attacco o la ricezione, per ottimizzare lo stato psicofisiologico. Quindi, cosa migliora la scaletta? La rapidità dei piedi? No, migliora la capacità di reazione delle giocatrici. Ha senso, sicuramente, è un aspetto interessante nello sviluppo del giocatore giovane, però ecco, bisogna sempre stare attenti, le speed ladder sono utili? Sì, ok, per cosa? Questo è un primo spunto interessante, sicuramente, ma che niente a che vedere con l'abilità specifica, ma semplicemente di sviluppo generale delle qualità fisiche, tecniche e psicologiche del giocatore. Andiamo avanti. Effetto di, e qui è interessante, allenamento specifico e non specifico sulla performance fisica e la risposta nei giovani giocatori di calcio. Sono stati analizzati 79 giocatori di età inferiore a 11 anni, quindi molto piccoli, e sono stati assegnati a gruppi di lavoro non specifico e specifico e di controllo. Il gruppo di allenamento non specifico ha svolto diversi stimoli basati su esercizi di equilibrio, agilità e salto della corda, tra cui la scaletta. Il gruppo di allenamento SSG, quindi specifico dello sport, ha svolto semplicemente esercizi, diciamo, di calcio. Il gruppo di controllo non ha svolto nessun lavoro. Sono stati svolti dei test, come potete leggere, di coordinazione motoria generale, equilibrio dinamico e dribbling dopo le 10 settimane di allenamento. Il gruppo non specifico ha avuto miglioramenti maggiori rispetto al gruppo specifico nei, chiaramente, test di coordinazione motoria ed equilibrio dinamico, mentre le abilità di dribbling sono migliorate in modo simile in entrambi i gruppi. Per quanto riguarda invece gli altri test, quindi il test di risposte, entrambi i gruppi hanno svolto il test, scusatemi, la risposta del piacere, tutti e due i gruppi hanno più o meno avuto risultati simili. Quindi,
Sicuramente svolgere esercizi non specifici come quelli elencati ha degli effetti sulle abilità coordinative, ottimo, perfetto. Per quanto riguarda le abilità specifiche, i risultati sono simili, però in questo caso bisogna sempre ragionare sul tipo di esercitazioni proposte e sull'età dei giocatori, quindi molto bassa. Terzo studio, andiamo sempre un po' più nello specifico, impatto dell'allenamento sulle ladder nella performance di agilità dei giocatori di calcio. Qui in questo caso abbiamo giocatori universitari, il gruppo di allenamento ha svolto esercitazioni con la scaletta per 4 settimane, dai 15 ai 50 minuti al giorno, 3 giorni alla settimana. Sono state analizzate le prestazioni di agilità con il T-test. E prima e dopo. I risultati hanno mostrato che l'allenamento con l'esercitazione a scaletta ha indotto un miglioramento significativo nel T-test. Sono state riscontrate differenze significative nelle prestazioni tra il gruppo sperimentale e il gruppo di controllo durante il post-test. Andatevi a vedere quello che ha svolto il gruppo di controllo. Questo è molto più interessante, però anche in questo caso possiamo parlare di anzi, in questo caso possiamo parlare di bias di conferma. Però, secondo gli studiosi, il ladder training è utile per migliorare le prestazioni di agilità. Parliamo sempre di aspecificità, ovviamente. Ancora, effetto delle ladder e del speed agility quickness training sulla speed and agility per quanto riguarda il badminton, quindi uno sport un po' più di nicchia, ma devo essere sincero, per quanto riguarda le ladder, trovare degli studi interessanti, soprattutto recenti, è stato molto complicato. E ammetto che anche quelli che abbiamo trovato in questa Wix Review, su alcuni protocolli ci sarebbe da discutere. In questo caso, comunque, abbiamo due gruppi, sperimentale e di controllo, che hanno svolto i normali allenamenti di badminton, ma nel gruppo sperimentale è stato svolto anche esercitazioni con le scalette e nel gruppo sperimentale 2 un lavoro di speed agility quickness per un'ora durante le sessioni mattutine. Il gruppo di controllo ovviamente non ha svolto allenamento speciale. Il lavoro è stato svolto per 8 settimane, per 3 giorni a settimana. E sulla base dei risultati dello studio, che vi invito anche qui a leggere, si è concluso che le esercitazioni di ladder e speed agility quickness hanno migliorato in modo significativo velocità e agilità tra i giocatori di badminton. Chiaramente, qual è il bias in questo caso? Qual è il problema? Che chiaramente il gruppo di controllo non ha svolto nessun lavoro e quindi è evidente che svolgere un lavoro in più probabilmente dà dei risultati maggiori, ma questo è il problema di diversi studi. Ancora, ultimo studio, in cui analizziamo l'effetto dell'allenamento con le ladder su velocità di corsa, agilità e potenza dei muscoli delle gambe. Questo studio ha svolto un pre-test e post-test su un totale di 30 persone. È stato svolto il test di sprint sui 30 metri per misurare la velocità di corsa, il test di agilità di Illinois per l'agilità, il test di salto verticale per la potenza dei muscoli delle gambe. In base ai risultati è stato riscontrato come l'allenamento sulle ladder drills ha un valore di significatività di 0,007 e per quanto riguarda l'agilità e la potenza dei muscoli delle gambe di 0,000. Quindi, incredibilmente, l'allenamento con le ladder drill ha un effetto significativo sulla velocità di corsa, sull'agilità e sulla potenza dei muscoli delle gambe. Questo è uno studio interessante, del quale protocollo vi invito a leggere e è uno studio che sicuramente ci lascia per questa settimana con un interrogativo. Le ladder drills sono utili o non sono utili? Come ogni settimana abbiamo cercato di trovare gli articoli più interessanti su una determinata tematica. Io spero che vi sia piaciuto il video. Se avete qualche dubbio, qualche domanda, qualche commento da fare, vi invito a scriverci qua sotto. Come sapete, potete trovare tutti quanti, gli articoli trattati al nostro blog, al link qui sotto. Vi invito a mettere un mi piace se vi è piaciuto il video. A ovviamente seguire il canale e attivare la campanella per non perdervi i prossimi appuntamenti con The Wix Review e con tutto il canale di Performance Lab. Noi ci vediamo la prossima settimana. Buon weekend!